Nella storia ci sono delle correnti sotterranee che danno forma, danno contenuto e animano le idee che poi fanno la politica e creano i movimenti sociali. Sono correnti sotterranee carsiche che qualche volta scompaiono, qualche volta riappaiono, ma hanno dato forma al nostro presente, alla politica che anche oggi viviamo, ai movimenti sociali, alle rivoluzioni politiche, culturali e umane in cui tutti ci troviamo immersi. Sono correnti difficili da riconoscere e che hanno una sorgente collocata tanto lontano nel tempo e anche nello spazio. Questo è Segreti ed è un viaggio fra queste correnti sotterranee della storia che fanno le nostre idee. Oggi siamo con un ospite che sono molto contento di avere, Marcello De Martino, studioso, direttore di collana, curatore di libri molto importanti, libri che raccontano, diciamo, un aspetto della storia delle idee, del pensiero che talvolta si tende un po' a trascurare, che invece sono estremamente, estremamente rilevanti. Marcello De Martino ha curato alcuni libri di cui parleremo stasera, e poi è autore di libri, per esempio, su Mircea Eliade, su come dire, aspetti esoterici. Dai, usiamo il termine, come va detto, no? Lo possiamo dire. Partiamo da lì, poi i libri ve li snocciolo un pochino alla volta e vi daremo i titoli da recuperare. Se volete, quelli che si occupano che siano le divinità romane, oppure che siano i libri su Evola, o ancora appunto quelli su Eliade. Partiamo dall'inizio, Marcello. Stiamo cercando di fare un viaggio, no, in questa parte un po' sconosciuta del pensiero, che è il pensiero cosiddetto esoterico, no? Uno pensa subito a cose stravaganti, anche un po' forse cialtronesche, no? Da certi punti di vista. Tu che definizione daresti dell'esoterismo? Come possiamo definirlo, l'esoterismo, in maniera seria, diciamo scientifica quasi, no? Innanzitutto ti ringrazio per questa occasione di dialogo. Tengo a precisare che io sono studioso di lingue e di religioni indoeuropee, ma anche di esoterismo. Forse non è, come vedremo nel proseguo del nostro dialogo, appunto del tutto sconnesso. Ci sono dei collegamenti anche profondi tra queste due visioni. Partiamo proprio dal punto di vista, essendo linguista, delle parole. Esoterico viene da una parola greca che è esoterikos e che si oppone a exoterikos. Tutto nasce appunto dalla persona più razionale del mondo, Aristotele. E secondo alcuni studiosi e diciamo seguaci del pensiero aristotelico, soprattutto del periodo immediatamente successivo, si credeva che lui desse degli insegnamenti segreti a una ristretta cerchia, più diciamo interna. Esoterico significa appunto questo, mentre invece diceva delle altre cose o delle cose più accettabili per persone che non fossero, come si può dire, iniziate ai suoi insegnamenti. E questo è molto interessante perché fondamentalmente la parola che ha fatto così tanto successo e che è connotata negativamente perché una persona esoterica o un discorso esoterico ha sempre una valutazione negativa e anche in un certo senso un po' bizzarra, deriva proprio per gli insegnamenti alla persona, al maestro di coloro che sanno, come diceva il grande nostro poeta. E prego, Ecco, poi se mi ricordo. diventa, diciamo, da questa è diciamo, la nascita, no, di questo termine, che poi però nel corso del tempo assume appunto, non sono sinonimi, diciamo così, però assume una valenza quasi di qualcosa di occulto, no?
si può dire. Ecco, io farei un salto in avanti, no? Perché poi magari poi ritorneremo indietro a vedere come questo pensiero si sviluppa, però farei un piccolo salto in avanti, citando uno dei libri molto importanti a cui io sono molto, molto legato, no? Che è L'Illuminismo dei Teosofi, che è un libro di un tuo collega, Jocelyn Godwin, che tu hai portato meritoriamente in Italia. Il libro lo trovate, si chiama L'Illuminismo dei Teosofi, le radici dell'esoterismo moderno, è edito dalle edizioni Settimo Sigillo, proprio nella collana Giano, l'altra storia, ed è un libro accademico importante, no? Partiamo da questa, siamo partiti dall'esoterismo e arriviamo a quest'idea, no, dell'illuminismo dei teosofi. Intanto, all'illuminismo normalmente come dire, la Vulgata associa, no, questo carattere appunto di ragione, come tu dicevi prima Aristotele, così l'illuminismo è passato quest'idea della luce accecante delle volte dalla ragione. E poi quest'altra parte della teosofia. Ora, cosa c'entra il pensiero, diciamo, esoterico con l'illuminismo e come ci arriva fino lì? Allora, è interessante notare che il discorso appunto dell'esoterismo e della teosofia, tu hai fatto un accenno proprio a questa parola, anche questa è una parola di origine greca e deriva appunto da questa sapienza divina, una sapienza che si attinge mediante l'intelletto, non mediante una religione rivelata. E quindi era la religione più consona ai lumi della ragione, quando appunto c'è stata una sorta anche di opposizione all'oscurantismo delle religioni rivelate, soprattutto il cristianesimo. Va detto che proprio l'illuminismo e l'illuminismo col suo cotè oscuro, potremmo dire, si instaura soprattutto nella terra luterana, quando si va al contrario delle ragioni che diceva la Chiesa Cattolica, cioè quello che si imponeva secondo la teologia. Uno di questi, io credo, il rappresentante più importante è proprio Isaac Newton. E Newton è in assoluto lo scienziato uno dei più importanti di tutti i tempi, ma aveva anche lui la sua doppia anima ed era un interessatissimo alla divinità e all'alchimia e a tutte queste particolari aspetti dell'essere che erano spirituali. E chiaramente tutta questa parte di Newton non era distaccata dal suo studio, anzi tutt'altro, lui vedeva, e l'ha detto nei Principi a Matematica, la sua opera maggiore dove lui enuncia la legge della gravità e della gravitazione universale, che tutto quanto è stato fatto da Dio. Ed era importante perché lui leggeva, come appunto volevano fare i luterani, la realtà, in questo caso la realtà fisica, non quella della Bibbia, solamente secondo la propria ragione. Ed è questa la possibilità di arrivare a capire, a comprendere Dio. Da questo senso si può capire per quale motivo c'è la teosofia dell'illuminismo, cioè la possibilità da parte delle persone, chiaramente colte, chiaramente che hanno studiato, chiaramente degli scienziati, di attingere alla Ecco, suprema e qui saggezza. forse possiamo forse fare un passo indietro, perché quello che tu hai enunciato ricorda forse l'origine, no, di tutti i pensieri, di tutto il pensiero esoterico che sta nello gnosticismo antico, cioè l'idea che attraverso appunto la conoscenza, la gnosi, no, senza, e questo è il punto centrale, no,
senza la mediazione di Gesù Cristo, ad esempio, di un profeta della religione rivelata, no? In realtà ha qualcosa in comune lo gnosticismo, se vogliamo, con certi aspetti del messianismo ebraico, no? Certe, assolutamente, assolutamente, tant'è vero che una delle tesi più importanti di Gershom Scholem è che la Kabbalah ebraica deriva, è stata influenzata dallo gnosticismo. Faccio rispettosamente notare che appunto proprio questo senso di distacco dalla rivelazione era proprio di Newton, che era un antitrinitarismo, credeva, era fondamentalmente un seguace della dottrina ariana, cioè pensava che Cristo non fosse la seconda persona della Trinità, anzi non credeva proprio. Ariana nel senso dell'eresia di Ario, diciamo così, considerata non ariana. E mi sembra evidente, non sto parlando di appunto, ma arriveremo anche a quello, perché poi c'è stato importante, diciamo, apporto scientifico da parte del ex Oriente Lux, che arriverà appunto con la teosofia della Blavatsky. Tutto si connette, tout se tient, potremmo dire, ma appunto. La possibilità di ascendere alla conoscenza suprema era fondamentalmente quello cabalistico, tanto è vero che la maggior parte degli illuministi dell'inizio del periodo iniziale, potremmo dire nel 1600, erano gente che aveva ripreso molto della cabala cristiana, e che potrebbe essere considerata una sorta di contraddiction terminis, ma in realtà è molto importante perché come dire, era sempre una sorta di ribellione a ciò che diceva la Chiesa. Come dicevi te, caro, si voleva avere l'autonomia da parte dell'essere pensante di arrivare alla suprema conoscenza mediante l'intelletto. Questa situazione è arrivata fino ai giorni nostri. Pensiamo a un grosso studioso, tu hai fatto la citazione dell'agnosticismo, è un grosso gnostico che appunto studiava l'Islam e che era molto amico di Jung e di Mircea Eliade. Qui ci sono appunto dei libri di Eric Orban. Eric Orban, un grosso islamista, che di fatto era un teosofo, lo diceva lui stesso, e scrisse tutti i suoi libri con questa venatura, con questa volontà di riuscire a comprendere la realtà mediante l'intelletto. E questo fondamentalmente è l'illuminismo di teosofi. Questo poi... diciamo la parte della gnosi islamica che ha un suo specifico, diciamo, per poi Corben va in questa direzione qui, però rimaniamo invece in quella più occidentale, mettiamola così, diciamo che possiamo rintracciare un filo rosso, no, che parte da lo gnosticismo dei primi secoli dopo Cristo, influenzato, che influenza anche l'ambiente ebraico. Poi queste tendenze in qualche maniera ritornano successivamente nel tempo, forse anche influenzate da una sapienza orientale, no? Dall'idea di una forza che pervade tutto il creato, no? Che può essere... Solamente sì, Fevre, il fondatore degli studi di esoterismo occidentale moderno, professore a Parigi, diceva che fondamentalmente l'esoterismo si fonda sulla credenza della unione del microcosmo e del macrocosmo, che tutta la Terra sia diciamo animata, e che quindi questa è una, come si diceva prima, una credenza antica, non è moderna, ma è ritornata piano piano anche nel pensiero filosofico. Dobbiamo dire che il discorso... Una visione panteistica qua, una forma di panteismo. Sì, una forma di panteismo che è ritornata anche in tempi moderni. L'influenza del pensiero orientale è stata molto importante soprattutto sui filosofi cosiddetti più razionalisti, pensiamo a Hegel, tutto questo non si sa, o a Schopenhauer. Hegel
sappiamo benissimo l'importanza della sua filosofia nel mondo moderno è fenomenale, e la sua l'influenza che ha avuto su di sé, sugli studi della filosofia indiana è ormai acclarato. Dobbiamo pensare che appunto questa, come dicevi te, visione panteistica, animistica anche di tutta quanta la realtà, ha avuto un grosso, una grossa diciamo, spinta in avanti quando si è scoperta da parte dell'Occidente la sapienza orientale, soprattutto quando... Allora, su questo qui ti interrompo, lasciamo un po' di suspense, perché questa prima parte della nostra conversazione si conclude qui, torneremo su questo, ripartiamo da questo, dalla sapienza orientale che arriva, e poi dalle cose stravaganti che avranno colpito qualcuno, stravaganti nel senso proprio del termine, extravaganti rispetto al discorso prevalente che abbiamo sentito su Newton. Alla prossima.